Allora, 12 date in Italia, dal nord a Bolzano, fino a qui, a Reggio Calabria. Era una sfida che io avevo deciso di prendere, ovviamente con la mia squadra e con il grande Claudio Totta, e non è stata una sfida semplice perché sono questo strano mezzo libanese, americano, inglese, inglese, francese, coso. E essendo questo coso, non ci sono tanti stranieri che hanno fatto 12 date in questa maniera dal nord al sud. Però la mia motivazione non era per niente legato a questo orgoglio di fare una cosa che non si fa tanto, però semplicemente di capire con i miei occhi, con le mie orecchie e anche con la mia pelle un po' meglio quello che è l'Italia. No, perché state applaudendo? Non ho detto quello che ho visto scoperto. Domani partiamo per Olanda, poi andiamo Nuova Zelanda, Australia, Giappone, Cina è stato cancellato. Ma è vero, è stato cancellato dal governo cinese, ovviamente. Non Cina, però. E poi America. Però cazzo, quanto è bello questo paese! È una cosa incredibile, questo corridoio che va dal nord del paese fino al sud, una sorta di porta d'entrata dal sud più sud ai tedeschi. E questo è una delle cose più belle in tutto il continente, è quella cosa lì, è il vostro paese, è il vostro corridoio di cultura e di passione che c'è dal sud fino al nord. È un privilegio di parlare. Questa è una storia terribile. E perché è così tanto terribile, non voglio farvi paura, la spiegherò in inglese. Beh, la traduzione non c'è. Meglio di no. Have a walk. When she won't know what people say, live your life until love is fair, cause love only gets you down. Take a look at the girl next door, she's a player and a kind of boy. She just loves her but she wants more. Oh, bad girls get you down. So remember, one thing in life is this. Suck to my heart and I'm a boy, I'm gonna get you down. Suck to my heart and I'm a boy, I'm gonna get you down. Say love, say love, boy, I'm gonna get you down. Say love, boy, I'm gonna get you down. Just let me get you down. Take a look at the world I've been. And I stood on.
better go, cause love only gets you down. But now I'm 36 years old, and all that bullshit I was told, I live a life, and love is found. Never.